Nuova udienza preliminare al Tribunale di Teramo per il procedimento in corso davanti al giudice Lorenzo Prudenzano sulle condizioni di sicurezza dei 7 viadotti del tratto teramano della 24. Nella scorsa udienza ricordiamo che le difese avevano presentato nuovi documenti e la Procura si è opposta chiedendone anche altri, in particolare le trascrizioni di alcune intercettazioni. Questo in quella che è la battaglia che oramai si consuma a colpi di produzione di atti tra pubbliche accuse e legali dei vertici strada dei parchi. Dunque ci sono delle questioni preliminari da risolvere in merito a delle intercettazioni proposte dalla Procura e poi successivamente dovrà essere sentito un test indicato dalla difesa che è l'ingegner Amadori. Sicuramente è un contributo importante alla chiarezza dei fatti, su quello credo che si baseranno anche le difese in relazione al rito da scegliere, che per adesso hanno dichiarato di voler optare per un giudizio abbreviato. Nel procedimento teramano sono indagati Carlo Toto, imprenditore patron della Toto Holding che controlla Strada dei Parchi, l'ex amministratore delegato Cesare Ramadori, il direttore generale di esercizio e Gino Lai, gli ex amministratori delegati Sandro Capparucci e Roberto Zianna, il direttore operativo Marco Carlo Rocchi, il direttore tecnico Gabriele Nati e l'ex responsabile della direzione tecnica Mario Bellasia. La procura contesta a tutti le ipotesi di reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture e attentato alla sicurezza dei trasporti. Il tema principale, soprattutto per le associazioni dei consumatori, è essenzialmente questo, cioè essere presente all'interno del processo e richiamare l'attenzione sui disservizi che autostrade e parchi abbiamo vissuto un po' tutti quanti come consumatori e fare chiarezza su questa vicenda.